Paventoso incendio nella notte alla tendopoli di San Ferdinando, tragico il bilancio, una donna nigeriana ha perso la vita. Oggi il giorno della memoria, la Calabria ricorda una delle pagine più buie della storia mondiale. Si apre l'anno giudiziario in Cassazione. Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stata sottolineata la potenza criminale dell''Ndrangheta, che si conferma ancora una volta una dinamica e spregiudicata holding economico-finanziaria. Linea Aperta accende i riflettori sulla misteriosa scomparsa da Roccella Ionica di Natalina Papandrea. Tra presunti avvistamenti e ipotesi investigativi, ieri in onda una puntata dedicata alla giovane mamma di cui non si hanno più notizie da circa 2 mesi. Siderno, migliorano le condizioni di salute di Paola Barsano, vittima di un incidente avvenuto sulla statale 106 a Locri, in cui ha perso la vita il compagno Pasquale Sgotto. Al via Roccella Ionica, una 3 giorni dedicata alla festa di Don Bosco, tante le iniziative in programma. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. In apertura, lo spaventoso incendio che si è sviluppato nella tendopoli di San Ferdinando. Disastroso il bilancio, un morto e 2 feriti gravi. Non sarebbe stato di natura dolosa l'incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altri 2. Le fiamme si sarebbero sviluppate da una zona centrale della tendopoli, estendendosi poi al resto della struttura. Da qui l'ipotesi che la causa delle fiamme sia stata accidentale. Non è escluso in particolare che le fiamme abbiano avuto origine da un fuoco acceso dai migranti per riscaldarsi. Sono oltre 200 le baracche e le tende distrutte dall'incendio che si è sviluppato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando. Nell'accampamento, malgrado sia stata realizzata da tempo una nuova struttura per l'accoglienza dei migranti, dove già vivono 500 persone, c'erano ancora oltre 1000 migranti in condizioni igieniche e logistiche estremamente precarie. La tendopoli in cui si è sviluppato l'incendio adesso è stata sgombrata e per i migranti allo studio una sistemazione. La tendopoli, malgrado sia stata realizzata da tempo una nuova struttura che ospita al momento circa 500 persone, continua a registrare il massimo della capienza. E questo perché i migranti che sono stati tolti in più riprese sono stati rimpiazzati da altri giunti nel frattempo, in un via vai di persone di fatto incontrollabile. La conseguenza che ne deriva è la condizione di sovraffollamento della tendopoli, con i rischi che ne conseguono, di cui l'incendio della scorsa notte è la dimostrazione. Sono bruciato di qua ieri da notte alle 2. È morto un ragazzo nigeriano qua. Tu conoscevi questo ragazzo? No, perché si chiama Aminata, però non lo so se questo è giusto o meno, non lo so. Quindi è casino, un casino di qua ieri notte. Come hai fatto? Stanotte dove dormite? Oggi speriamo noi dove dormi oggi, perché casa nostra tutto bruciato ieri sera. Come facciamo oggi? Poi speriamo. Lei è un volontario? Sì, sono un volontario da 4 anni che vado e vengo e le vengo a aiutare, diciamo, la povera gente che ha bisogno, che purtroppo qua, diciamo, che non è gestito da nessuno, diciamo, perché è stato creato una nuova tendopoli di là, che c'era un posto di 500 persone, però qua, diciamo, non la gestisce nessuno. 4 anni fa io ero con un gruppo della Caritas, era molto gestita bene, diciamo, no? Poi abbiamo terminato e da quel giorno sono rimasti da soli qua. Adesso qua abbiamo quasi 2-3 mila africani, corrente non ne hanno, non hanno luce, loro alla sera in queste tende che tu vedi fatte con cartone, con celofane, io le vedo a volte, sono venuto qualche sera per portare qualche pasto caldo a qualcuno che aveva proprio bisogno di mangiare, perché qualcuno lavora, guadagna quelle 10, 15, 20 euro al giorno e prende qualcosa da mangiare, ma ci sono tanti che non lavorano e non sanno cosa fanno, infatti fra di loro pure si bisticciano, si litigano, si rubano fra di loro, cioè, è una situazione molto molto drammatica. Non bene, diciamo. Io spero in avanti si possa essere qualche situazione un po' migliore, almeno per loro, di poterli gestire meglio, qualche associazione molto seria per poterli accudire, ma loro, diciamo, si arrangiano di quel che trovano. Qua c'è un commercio anche fra di loro, che bevande, mazzano pecore, si fanno da mangiare, cioè vivono proprio come il terzo mondo, ecco, va. Però non è controllato tutto qua, ecco, sono abbandonati. Perché, come già accaduto nel passato, dove noi abbiamo il comune, ma diciamo la squadra Stato con il comune e la protezione civile ha già operato lo sgombero forzato di molte baracche e poi si sono ricostruite, sono state ricostruite abusivamente, dove massivi servizi
anticaporalato e antiprostituzione sono stati fatti come da numeri, da risultati che io vi ho spesso elencato, perché questa materia, l'incendio di questa notte, cioè la baracca abusiva, è il sintomo anche di una situazione in cui la prevenzione si fa attraverso questi servizi massivi che noi abbiamo fatto. E allora, perché dicevo di questo comitato? Perché intanto per valutare se sono profili di ordine e sicurezza pubblica, e da questo punto di vista profili di ordine pubblico non ci sono, di sicurezza pubblica sì, nel senso che si deve comunque provvedere, al di là se siano o meno abusive le baracche e gli extracomunitari, comunque va dato un ricovero a queste persone. Da un punto di vista umanitario, io mi sento di dire, grato anche al comitato che è sulla stessa lunghezza d'onda su queste tematiche, c'è un vincolo di solidarietà, comunque va assicurato un alloggio a queste persone. E già questa notte con il dirigente regionale di protezione civile, il dottor Tanzi, abbiamo concordato una linea che è la seguente. Entro oggi arriverà una tensostruttura che potrà contenere circa 600 persone. Sta già arrivando una cucina da campo e, come voi ben sapete, noi abbiamo messo in sicurezza circa 750 persone tra un capannone che abbiamo ad hoc attrezzato e la nuova tendopoli di circa 600 persone. Quindi vanno ricoverate quelle persone che sono giunte lì abusive e che hanno abusivamente realizzato quelle strutture, che poi purtroppo questa notte si sono incendiate. E io un pensiero grato ovviamente alle donne ricoverate, la nostra vicinanza, e alla famiglia della donna deceduta. Ma preme anche dire che non posso che esprimere vivissima gratitudine alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, per essere tempestivamente intervenuti sul posto questa notte, e il tragico evento che ha dato questo tragico risultato, cioè un morto, poteva essere ben più grave se non ci fosse stata l'azione immediata e tempestiva delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. E oggi è la giornata della memoria. La Calabria ricorda una delle pagine più buie della storia mondiale. Sentiamo. Si celebra oggi, 27 di gennaio, il giorno della memoria, ricorrenza internazionale che corrisponde alla data del 1945, in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Oltre al significato storico, il giorno della memoria è il monito e la denuncia di una delle macchie indelebili che hanno segnato l'umanità. Chi ha compiuto gli atroci crimini compiuti nei campi di sterminio, chi sapeva e ha taciuto, ovviamente chi è stato vittima diretta o indiretta dei fatti, ma anche chi ancora oggi ci ride su senza dare il giusto peso alla storia. È dovere morale di ogni essere umano fermarsi anche solo un istante a riflettere su ciò di cui può essere capace, purtroppo in questo caso in senso negativo, l'uomo. Il 27 gennaio non deve solo essere il giorno per ricordare le vittime dell'Olocausto, ma deve anche essere occasione per misurare i passi avanti che abbiamo compiuto per evitare che nuove pagine vengano scritte con il sangue di persone innocenti. La follia nazista ha spalancato una porta su quello che noi uomini siamo in grado di fare e non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia un capitolo chiuso della storia, pagine ingiallite conservate negli archivi e nei libri di scuola. No, il razzismo è più vivo che mai, anche oggi. Si manifesta in forme certamente meno eclatanti, ma non per questo giustificabili e sicuramente non meno dolorose per chi le subisce. Il giorno della memoria deve essere il giorno dell'impegno, il giorno in cui ogni uomo deve guardarsi allo specchio e promettere a se stesso di fare di tutto perché i propri figli non debbano mai avere a che fare con fatti del genere. E per evitare che la storia si ripeta, bisogna combattere l'oblio ed evitare che la memoria si perda nel corso degli anni.
Il centro operativo della DIA di Milano, coordinato dalla locale direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata anche dalla Corte di Cassazione nei confronti di Edoardo Novella, 43 anni di Bollate, fratello di Vincenzo, detto Alessio, tuttora detenuto per reati di mafia. Edoardo Novella, che è figlio di Carmelo, già reggente della struttura di 'Ndrangheta denominata Lombardia, ucciso in un agguato il 14 luglio 2008 a San Vittore. L'arresto di oggi giunge al termine delle operazioni denominate Linfa e Cherina 2, condotte nei mesi scorsi e che avevano portato all'arresto di 13 persone, la maggior parte delle quali di origini calabresi. Cambiamo argomento perché si apre l'anno giudiziario in Cassazione. Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato sottolineato il ruolo di centralità condotto dalla 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta si conferma come l'organizzazione mafiosa più potente e pericolosa, caratterizzata da una forte vocazione affaristica imprenditoriale e dal predominio del narcotraffico. Lo sottolinea il PG della Cassazione Riccardo Fuzio in apertura di anno giudiziario. La spiccata capacità espansiva anche su scala internazionale, spiega Fuzio, le modalità di infiltrazione e la notevole forza coercitiva hanno trasformato l'organizzazione calabrese in una dinamica e spregiudicata holding economico-finanziaria. In questo senso la 'Ndrangheta si presenta come mafia innovatrice capace di modificare le regole basilari della tradizione criminale per affrontare le sfide del futuro, dotandosi finanche di una sovrastruttura occulta e riservata formata da una componente elitaria che assicura all'organizzazione l'attuazione dei programmi criminosi anche negli ambiti strategici della politica, dell'economia e delle istituzioni. Si è svolto a Roma, presso gli uffici direzionali di Alitalia, un incontro tra il presidente della SACAL e i vertici della compagnia di bandiera italiana. A conclusione dello stesso si è raggiunta una piena convergenza sulla necessità di confermare la presenza di Alitalia sullo scalo Regino per la prossima stagione 2018. Alitalia continuerà pertanto a garantire i collegamenti da Roma, Milano Linate e Torino per Reggio Calabria a partire dal 25 marzo e le prenotazioni potranno essere effettuate già dalla prossima settimana. Narcotraffico nella Locride, cambiamo pagina perché 78 indagati rischiano il processo. Le indagini sarebbero partite nel corso dell'informativa redatta nell'ambito dell'operazione denominata Molosso. Sono 78 gli indagati chiamati a comparire il prossimo 1° febbraio davanti al gruppo distrettuale Regino, accusati a vario titolo e con modalità differenti di aver fatto parte di un'articolata e vasta organizzazione dedita al traffico di eroina, hashish e marijuana. L'attività investigativa ebbe inizio nel 2007 nei confronti di pregiudicati legati alle cosche Ursino di Gioiosa Ionica e Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, che gestivano trasporti di droga dalla Calabria in altre regioni, tra cui Toscana e Lombardia. Una delle principali fonti di rifornimento del gruppo fu allora individuata in un personaggio residente a Caulonia, che nei pressi della propria abitazione avrebbe installato una vera e propria centrale dello smercio. Da conversazioni telefoniche registrate, gli inquirenti hanno ritenuto di aver individuato una trattativa per una partita di fucili mitragliatori Kalashnikov. Un certo Pino chiedeva informazioni in ordine ad una partita di questa arma a 1000 euro al pezzo. Nella medesima conversazione si udiva qualcuno intento a maneggiare armi di cui si riconosceva il rumore metallico del tiro in bianco. Un'altra intercettazione consentì di accertare l'acquisto di ingenti quantitativi di eroina tramite l'intermediazione di due soggetti vicini alla famiglia Cataldo di Locri, uno dei quali in costante contatto con pregiudicati albanesi a Torino. Le attività investigative furono interrotte poiché si erano create convergenze con altre indagini, in particolare con la nota operazione Solare, condotta dalla Rossa Carabinieri, che culminava nel settembre 2008 con l'arresto di 200 narcotrafficanti tra States, Italia, Messico e Guatemala. Andiamo a Siderno, dove è stato scarcerato l'ex sindaco Alessandro Figliomeni, condannato a 12 anni in recupero. Figliomeni dovrà attendere la decisione della Cassazione da uomo libero. Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha disposto la scarcerazione dell'ex sindaco della città di Siderno Alessandro Figliomeni. L'ex primo cittadino era stato arrestato nel 2010 nell'ambito dell'operazione Bene Comune Recupero, condotta dalla polizia contro la cosca Commisso di Siderno.
Nel luglio 2016 è stato condannato in appello a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, pena non ancora definitiva. Nel dicembre dello stesso anno è stato scarcerato per decorrenza massima dei termini di custodia cautelare e gli è stata imposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora scegliendo Milano. Lo scorso agosto ha chiesto di rientrare a Siderno, ma la richiesta è stata rigettata. Non potendo più mantenersi a Milano, si è recato in commissariato comunicando il giorno della partenza in pullman e il giorno di arrivo a Siderno, dove è giunto l'8 agosto e subito si è presentato in commissariato per comunicare di essere nel loco. Ma la Corte d'Appello di Reggio Calabria gli aggrava la misura disponendo la custodia cautelare in carcere. Contro la decisione propone ricorso in appello al Tribunale della Libertà l'avvocato Giuseppe Cherubino, ricorso che è stato discusso ieri dall'avvocato Giampaolo Catanzariti in Camera di Consiglio dinanzi al Tribunale della Libertà presieduto da Silvia Capone. La difesa ha sostenuto che era aggravato non di divieto di dimora ma di obbligo, potendo indicare in quale comune volesse dimorare e di avere comunicato tutti i dettagli del viaggio. Accogliendo le tesi difensive, il Tribunale della Libertà ha annullato la custodia cautelare in carcere ed ha ripristinato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora per l'ex primo cittadino. Restiamo a Siderno perché migliorano le condizioni di salute di Paola Barsano, la vittima di un incidente stradale in cui ha perso la vita il compagno Pasquale Scotto. L'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 comunica con gioia una buona notizia alle tante persone che in questi ultimi giorni hanno scritto chiedendo di conoscere lo stato di salute di Paola Barsano, vittima di un incidente in cui ha perso la vita il compagno Pasquale Scotto. Migliorano le sue condizioni di salute e c'è grande ottimismo circa il fatto che presto possa ritornare a casa. In questo momento di grande dolore per l'intera comunità calabrese segnata da 9 vittime avvenute sulla strada della morte negli ultimi 3 mesi, intendiamo, leggiamo il comunicato di Basta Vittime 106, condividere questa notizia con tutti voi. A voi inoltre chiediamo una preghiera, laica, cattolica, eccetera, affinché Paola guarisca definitivamente e ritorni presto e bene a casa. Forza Paola, siamo tutti con te. E linea aperta, acceso i riflettori sulla misteriosa scomparsa da Rocella Ionica di Natalina Papandrea. Tra presunti avvistamenti e ipotesi investigativi, ieri in onda uno speciale approfondimento sulla scomparsa della giovane mamma. Vediamone uno stralcio. Io ho letto che c'è stato un lo barista, stato dissociativo, un proprietario di un bar, sì, che ha stato testimoniato di aver incontrato la signora. Mi sente? E di averle chiesto quella mattina ma dove vai, andasse. Dove la signora avrebbe risposto, perché quella mattina pioveva fra l'altro, avrebbe risposto, almeno questo io ho letto sui giornali, avrebbe risposto: vado a cercare una medaglietta. Sì. La cosa ha colpito anche questo proprietario del bar, barista, un barista, certo, adesso non so chi sia, che si è posto la domanda, ma alle 5 della mattina, una medaglietta in riva al mare mentre piove, questo chiaramente fa pensare, sì, a un disturbo di personalità. Certo. Però se noi non facciamo una ricostruzione della vita, dei comportamenti, dei desideri, anche una ricostruzione delle sintomatologie di questa donna, noi possiamo dire poco o niente. Lo stato dissociativo è un'ipotesi che fa la sorella, non è una diagnosi di un medico, vero Anna? Sì, è un'idea che mi sono fatta io tenendo conto del fatto che lei ha detto della medaglietta, il barista, oppure che non ha preso il caffè ed è scappata via, per il fatto che lei non è venuta a casa all'ora di pranzo e poi l'hanno vista in giro nel pomeriggio. Ecco, c'è quest'arco di tempo, dottoressa, che è quello che fa pensare, cioè dalle 7 del mattino lei ricompare, secondo una testimonianza decisamente attendibile, alle 16.30, da lì in poi di Natalina non si sa più nulla, vero? Questa è la ricostruzione? Sì, sì, è così. Io parto da un presupposto. Prego, prego. Cioè che il testimone sia sempre inattendibile, fino a prova contraria. E la prova deve essere scientifica,
Cioè il testimone deve essere studiato, da quello che noi sappiamo, deve essere valutato, esaminato e la risposta deve essere una risposta che ci deve confermare l'attendibilità della testimonianza. Ecco. Sì, è stato classificato attendibile dagli inquirenti. Loro sono sicuri che lui l'ha vista quell'ora che ha detto quel giorno. In genere, quando le donne scompaiono, assolutamente, crediamo che a meno che non si siano allontanate volontariamente, e allora dopo un po' ritornano. Anche il disturbo dissociativo non è eterno, come vi dicevo prima. Quindi bisogna pensare che questa donna abbia incontrato qualcuno o sia stata contattata da qualcuno, insomma speriamo che non sia accaduto il peggio, e le statistiche ci dicono che chi ha questi comportamenti, a meno che non sia un serial killer, che è difficilissimo trovare, cioè non è che i serial killer si trovano dietro l'angolo sempre, quindi sono dei casi molto rari. Ecco, chi adesca le donne per far loro del male o rapirle o quant'altro, sono sempre uomini conosciuti dalla vittima. Quindi la prima cosa che si dovrebbe fare è andare a cercare le persone che questa donna avrebbe potuto incontrare o le persone che avrebbe potuto conoscere e con le quali aveva una certa frequenza e frequentazione, e indagare su queste persone. Può succedere un caso anomalo che qualche familiare, a volte, per motivi di privacy, per motivi di riservatezza, una determinata cosa all'inquirente non la dice. E allora pensa, dice, adesso io mi rivolgo a un investigatore privato che non ha obblighi lui verso l'autorità giudiziaria, non ha problemi, è una cosa mia, è una cosa privata, lo chiamo, gli dico guarda ti do questo incarico e ti dico una cosa che nessuno sa. E solo in quel caso magari si rivolgono a noi come investigatori privati e ci dicono qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno detto al maresciallo dei carabinieri, per esempio. Allora che cosa fa l'investigatore privato? Non è che ha i mezzi, i potenti mezzi di cui dispone la polizia giudiziaria, ovvio. Però anche noi, siccome siamo radicati sul territorio, abbiamo in ogni città d'Italia le nostre agenzie, e quindi siamo coordinati e siamo supportati anche dalla nostra federazione Federpol, e possiamo istantaneamente chiedere il supporto a un collega, per esempio, se il familiare mi dice guarda, ti dico una cosa che non ho detto a nessuno, la persona che si è allontanata, il mio familiare, ha una relazione con una persona di Milano che abita al quartiere Baggio di Milano. Bene, allora io mi collego subito con un'agenzia mia di Milano e gli dico guarda, vai così a tale indirizzo che potremmo trovare qualcosa. Se siamo fortunati, se l'indizio è buono, allora è tutto facile. Poi in quel caso è chiaro che noi come investigatori privati, quando scopriamo qualcosa di concreto, dobbiamo subito avvisare l'autorità, la polizia giudiziaria, perché sono loro titolati ad intervenire e a svolgere degli accertamenti che poi sono conseguenziali. Natalina, se mi stai ascoltando, pensa a Michelle. Lei ti sta aspettando tutti i giorni. Aspetta la mamma che torna. Ciao Natalina. Signora. Dico la stessa cosa. Se ci senti, signora, di tornare per la bambina, che l'aspettiamo tutti, a braccia aperti. Si risolve tutto se torna. Siamo a metà telegiornale, ci fermiamo per la pubblicità. Seconda parte della TG News, ripartiamo dall'ospedale di Locri perché il reparto di oncologia può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Vediamo perché.
Presto anche il reparto di oncologia dell'ospedale di Locri sarà dotato dei deflussori, indispensabile presidio medico per garantire ai pazienti l'assunzione dei farmaci necessari per le loro cure. Ieri infatti la responsabile dell'ufficio provveditorato economato e gestione logistica dell'ASPA, Angela Minniti, ha autorizzato l'acquisto mediante affidamento diretto della fornitura dei dispositivi medici per pompe infusionali Alaris per un costo complessivo di circa 30.000 euro. Legittimo quindi il sospiro di sollievo tirato ieri dal responsabile del reparto, dottor Giovanni Condemi, e dal resto del personale medico e infermieristico del reparto e ancor più dei pazienti oncologici alla notizia della pubblicazione dell'atto dirigenziale numero 29 del 25 gennaio 2018. Come si ricorderà, nelle scorse settimane il reparto di oncologia, struttura complessa del nosocomio Locrese, già fiore all'occhiello all'interno dell'ex ASL di Locri, versava in grande affanno e non solo a causa dei gravi disagi cui sono costretti i pazienti, dalla carenza d'organico medico ed infermieristico in un reparto che soffre della mancata attivazione ad un anno dall'approvazione dell'atto aziendale che gli ha assegnato 10 posti letto, dei quali 2 in day hospital. Non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro nel processo che vedeva imputata l'ex dirigente della regione Alessandra Sarlo, accusata di corruzione. Secondo l'accusa, la Sarlo, tramite il marito Vincenzo Giglio, ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Reggio Calabria, sarebbe stata nominata illegittimamente commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Nomina ottenuta, sempre secondo l'accusa, grazie a presunti rapporti tra l'ex magistrato e l'ex consigliere regionale Franco Morelli. In primo grado, nel 2015, il Tribunale di Catanzaro aveva condannato Alessandra Sarlo a 2 anni di reclusione. Andiamo adesso a Cosenza, città che ha inaugurato ieri in pompa magna il nuovo ponte di Calatrava. Vediamo. Dopo Valencia, Venezia, Siviglia, Bilbao, Reggio Emilia e Dallas, anche Cosenza ha il suo ponte firmato dall'Archistar Santiago Calatrava. Io credo che diversamente dei ponti a cui siamo abituati, questi sono dei ponti anche che marcano un segno, che marcano il territorio e che creano anche un senso dell'urbanità che viene non soltanto del collegamento in se stesso, ma dell'oggetto. Dunque ha anche un significato, se lei vuole, simbolico, ed è, credo io, che sarebbe quello che oggi rappresenta una città che vuole essere presente nel XXI secolo come Cosenza. Dopo mesi di lavoro, il ponte intitolato a San Francesco di Paola, santo patrono della Calabria, è stato inaugurato ieri pomeriggio. È la rappresentazione del cambiamento della città di Cosenza, sempre più proiettata verso il futuro. Il ponte che unisce la vecchia città alla città nuova conta 104 metri di altezza e si conferma attualmente il ponte strallato, cioè retto da una serie di cavi ancorati a piloni di sostegno, più alto d'Europa. Oggi finalmente la portiamo a completamento dopo tante problematiche che ci sono state, che sostanzialmente non avevano mai fatto iniziare il cantiere. Quindi la destiniamo al futuro di questa città, soprattutto la dedichiamo ai giovani, perché i giovani possano guardare, diciamo, questo ponte anche in qualche modo essere orgogliosi di questa città, portare fuori dalla Calabria quest'idea di innovazione, di città che è così straordinaria, non solo per quello che ha ereditato dal passato, ma adesso anche per quello che ha realizzato. Sì, questo è un segno importante per questo territorio, è un segno di innovazione, di creatività. Questo ho idea di una opera di qualità architettonica che viene realizzata in Italia in un momento in cui non ci sono tante opere di qualità, e nel sud dell'Italia, a Cosenza, lancia appunto questo segnale di possibilità di crescita anche di un sud. Senta, alla fine, no? Quanto è costato e quanti soldi sono stati presi dai fondi ex CESCAL? No, alla fine è costato quello che era l'importo che era stato originariamente, 13 milioni e mezzo. Sono le altre opere accessorie, che comunque sono quelle delle rampe laterali, quelle delle tutto altre 20, sì, no? Tutto più o meno 20 milioni, ma sono le somme che erano originariamente destinate e finanziate più di 20 anni fa. Quelle riguardano finanziamenti delle zone, dei piani di recupero urbano, dove si possono realizzare edilizia, opere pubbliche in quartieri sociali e popolari, anzi.
sarà il simbolo di un sud che cresce, concreto e propositivo. L'area in cui è stato realizzato il ponte è stata bonificata e riqualificata proprio per puntare l'attenzione sulle aree periferiche della città e per migliorare la qualità della vita dei residenti. L'attuale sindaco Mario Occhiuto ha voluto portare avanti questo ambizioso progetto di Giacomo Mancini, che circa 17 anni fa ha coinvolto il famoso architetto spagnolo per la progettazione di questo ponte che renderà Cosenza una città cosmopolita. L'opera è imponente e va ad innestarsi con il paesaggio circostante, già caratterizzato dalla presenza di altri tre ponti che sembrano scandire lo scorrere del tempo. Il ponte Mario Martire, il ponte Alarico e il ponte Europa hanno caratterizzato nei secoli il volto della città, ed il nuovo ponte di Calatrava andrà a definire l'anima moderna di questa città millenaria. E al via Roccella Ionica, una 3 giorni dedicata ai festeggiamenti in onore di Don Bosco. La festa di Don Bosco è diventata tradizione a Roccella Ionica, evento che coinvolge tante famiglie. Celebra la ricorrenza dedicata al santo il 31 di gennaio con un calendario ricco di appuntamenti. Il tema di quest'anno si incentra soprattutto sull'impegno nel sociale che l'oratorio e le diverse realtà della più ampia galassia Roccella portano avanti grazie all'impegno di educatori e volontari coordinati da padre Francesco Carlino. Prova ne è la fiaccolata di questa sera dalle 16.30 per sensibilizzare alla partecipazione alla ricerca di Natalina Papandrea, giovane di Roccella Ionica scomparsa 2 mesi fa. Una camminata da realizzare grazie anche alla SD Fit Walking Roccella. Una quotidianità educativa per dare risposte all'emergenza educativa, soprattutto in ragione dei fatti di cronaca di questi giorni. Scuola, famiglia, associazionismo, chiesa insieme per dare un futuro ai giovani, soprattutto quelli a rischio. Si è cominciato ieri, venerdì 26, con i giochi per ragazzi, momento di aggregazione e divertimento. Oggi la fiaccolata e domani si parlerà di Don Giuseppe Puglisi in un convegno. Don Giuseppe Puglisi, meglio conosciuto come padre Pino Puglisi, è stato un presbitero italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del suo 56esimo compleanno a motivo del suo costante impegno evangelico e sociale. Una 3 giorni ricca ed articolata per la felicità con i giovani e per i giovani. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Continua l'emergenza rifiuti nella piana di Gioia Tauro. Questa volta a essere segnalata è una discarica a cielo aperto a Gioia Tauro. Buttano di tutto qua, è una strada. Buttano di tutto, spazzatura a perdere. Sì, pure vasche di bagno addirittura. Di tutto. Pure vasche di bagno, sì, tutto. Lei parcola tutti i giorni questa strada? No, io salto variamente. Però è uno schifo. La strada è interrotta, non si potrebbe passare. Ma noi passiamo lo stesso, però... Perché la strada che collega Gioia Tauro con Trosi, 4 chilometri. Però non... Altrimenti bisogna fare 15 chilometri per arrivare a Trosi. Sì, bisogna girare da Rezzicone per andare a Gioia Tauro, per dire. Invece qua, per arrivare a Drosi... Nessuno interviene, nessuna autorità interviene. No, se ne fottono tutti. E come abbiamo sentito, questo signore, questa strada che ci porta da Gioia Tauro a Drosi di Rizziconi è chiusa da parecchi anni, nessuno interviene e nessuno fa niente, addirittura adesso è una discarica a cielo aperto. Ecco, come si evince dalle immagini, dalle nostre immagini che abbiamo ripreso con le nostre telecamere, c'è di tutto, ma proprio di tutto. Quindi chiediamo alle autorità competenti quantomeno a fare una bonifica su quest'area. Andiamo a Cosenza, dove arrivano buone notizie per l'Istituto Da Vinci Nitti, che ha finalmente il suo logo. Sentiamo l'intervistato. Gli esperti di comunicazione dicono che avere un logo, un marchio, è molto importante per un'azienda, perché è lo spirito dell'attività. Un logo è la base da cui partire per una comunicazione efficace e di successo. Un pensiero condiviso dall'Istituto Scolastico Superiore Da Vinci Nitti di Cosenza,
che ha deciso di rinnovare il proprio logo mettendo insieme le iniziali del nome della scuola. È importante cambiare il logo perché la nuova società della comunicazione viaggia su immagini, immagini che devono essere contestualizzate nel qui e nell'ora. E quindi è importante veicolare una nuova identità dell'istituto attraverso linee e forme che interfacciano la cultura contemporanea, la cultura del digitale. Cibo e salute, sapere e prevenire, questo è il tema di un importante convegno svoltosi alla Renda di Polistena. Oggi qui a Polistena si parla cibo e la salute. Sì, è un'organizzazione, un service organizzato dal Lions Club Polistena Abruzzum che mi pregio di presiedere. Il nostro intento proprio nell'ambito del servizio è quello di insegnare a mangiare bene o comunque promuovere il buon cibo. Saranno presenti con noi ottimi relatori che di questo si occupano da anni e anche saranno presenti anche dei produttori che utilizzano nella creazione della pasta o di altri manicaretti, definiamoli così, le farine grezze o comunque i prodotti calabresi come il bergamotto, la nostra cipolla di Tropea, il peperoncino, tutti prodotti sani che rientrano nella dieta mediterranea che è la migliore al mondo e che ci permette di vivere sano, in maniera sana e di mangiare bene, perché vivere bene e mangiare sano non deve essere una dieta, una tantum una volta al mese, bensì uno stile di vita. Dottore Leuzzi, il cibo e la salute quest'oggi a Polistena? Il cibo e la salute? Il cibo è strettamente correlato alla salute, tutte le malattie del cosiddetto benessere sono collegate allo stile alimentare che noi abbiamo. Purtroppo lo stile alimentare è slegato da quello che è il sano e quindi noi ci troviamo di fronte a un'impennata dell'obesità, all'aumento dei tumori e delle malattie cardiocircolatorie. Dobbiamo pensare soltanto una cosa, che il cibo e prevenzione e anche terapia delle malattie. Quanto è importante mangiare questi prodotti sani dalla nostra terra? La ringrazio per la domanda, direi è importantissimo e ringrazio il dottor Leuzzi che per quanto mi riguarda già la seconda volta che vengo coinvolto, che porta avanti queste tematiche legandole al tema del convegno di oggi, è cibo e salute, no? Legandole appunto alla salute, quindi la qualità di quello che mangiamo e i risvolti di quello che dà in termini di salute. Credo che per troppo tempo chi si è occupato di produrre cibo e anche l'agricoltura che è stata servita all'industria, diciamo, ha trascurato di prendere in considerazione questi aspetti, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Ecco, quello che manca oggi è l'informazione in maniera tale che si acquisisca maggiore consapevolezza in tutti noi, sia come consumatori sia come produttori, in maniera tale che si possa recuperare quelle tradizioni, quei metodi, quelle varietà che permettono di fare e produrre un prodotto di qualità sano, genuino, e che ci faccia stare meglio. Sì, sicuramente abbiamo approfittato di questa occasione per discutere di problemi importanti che riguardano noi, ma soprattutto questa scuola che è un indirizzo appunto di cucina e nello stesso tempo diciamo diamo qualcosa in più rispetto a quello che diamo nel quotidiano ai ragazzi come conoscenze, in quanto abbiamo degli illustri esperti che parleranno appunto di cibi sani. Cibo sano, che è una cosa importantissima, soprattutto tenendo conto che noi abbiamo un'agricoltura che potrebbe darci tutto quello che è di sano da utilizzare sulle nostre tavole. Purtroppo questo non sempre avviene, quindi noi dobbiamo cercare di convincere questi ragazzi a utilizzare soprattutto prodotti a chilometro zero, ossia prodotti della nostra terra.
Siamo all'agenda. Fino a domani, domenica 28, presso l'oratorio parrocchiale di Roccella Ionica si terrà una 3 giorni dedicata alla festa di Don Bosco. Lunedì 29 gennaio alle ore 16 presso il Palazzo della Cultura di Locri avrà luogo il convegno, lo studio e la riforma Orlando, decreti attuativi. Venerdì 2 febbraio alle ore 17.30 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale di Osa Ionica avrà luogo una conferenza stampa di presentazione del progetto per la qualificazione del campo sportivo comunale. Infine sabato 3 presso la tenuta Il Palazzo a Moschetta di Locri alle ore 18 alla presenza della presidente regionale FAI Annalia Paravati Capogreco si terrà l'inaugurazione delle attività del gruppo FAI Giovani della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Andiamo adesso a dare uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Iniziamo dal taglio alto, il titolo sotto testata, la cronaca a dominare, catturato Carmine Alvaro, il nipote dell'omonimo boss, Ucun Vertuni era latitante dal 2016. E poi a Siderno, scarcerato l'ex sindaco della città Alessandro Figliomeni, condannato a 12 anni. E poi il titolo centrale, vedete, scoppia la guerra dei collegi, si parla di elezioni del 4 marzo, i nomi e la collocazione degli aspiranti parlamentari da giorno al vaglio dei leader nazionali. I big sono tutti schierati nei proporzionali, la chiusura del cerchio entro lunedì. E poi ancora diga sul Menta, finalmente la volta buona, e questo il punto di domanda. Il Ministero dell'Ambiente ha sbloccato il bypass. E ancora Reggio, siamo già a spalla, Alitalia garantisce voli d'estate. Villa San Giovanni, il 18 febbraio, il disinnesco dell'ordigno, 5.000 evacuate. Poi lezioni, no al ricorso del Consiglio di Stato a Palmi, Gioiosa Ionica, narcotraffico, rischiano il processo 78 indagati. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud, direttamente ad occuparci del quotidiano, vedete l'apertura che riserva l'edizione di Reggio, si parla di elezioni, di politica, la notte agitata del PD calabrese, l'assedio caotico degli aspiranti a Roma alla direzione nazionale rinviata 3 volte. Anche negli altri partiti c'è confusione, scelte in ritardo e sofferte per l'uninominale. E ancora Corigliano, tra bracconieri e polentoni, un'alleanza raccapricciata. Migliaia di uccellini uccisi e inviati in autobus al nord per fare la polenta. E poi Cosenza, un giorno importante quello di ieri, luci, show e artisti sospesi. Ecco il ponte di Calatrava, inaugurato ieri a Cosenza. E poi c'è Rommarina, per la giudiziaria, l'inchiesta Stige e il riesame scarcera, altri indagati, il nuovo pentito, il porto nelle mani dei clan. Ancora Reggio, Vacche Sagre, arriva la squadra speciale del sonnifero, inizia l'operazione dopo anni di attese. I bovini saranno sedati e portati nelle stalle. Ci sono poi due Occhielli, la prima arriva da Sellia Marina, esce dalla macelleria travolto e ucciso sulla 106, ancora una vittima. San Procopio, catturato dentro un casolare, il nipote del boss Alvaro, ricercato da 2 anni. Il tribunale a Reggio, riprendono i lavori, dunque riapre il più grande cantiere della città. 720 giorni per spiegare la vela. Dopo anni di lungaggini burocratiche, contenziosi e inchieste giudiziarie, era l'ultima notizia. Per quanto riguardava il quotidiano del Sud, situazione meteo per il weekend, per quanto riguarda il tempo. Adesso il meteo. Una circolazione di bassa pressione con centro sulle Baleari influenza solo molto marginalmente la nostra regione meridionale. Nel corso della giornata un graduale aumento della nuvolosità interesserà proprio la Calabria. Maggiori spazi soleggiati sulle aree tirreniche, cieli sereni nel resto della Calabria specie al mattino, ma in dissolvimento tra pomeriggio e sera, quando sono attese innocue velate. Temperature in lieve aumento, venti meridionali in rinforzo, mari poco mossi. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, riepilogo. Paventoso incendio nella notte alla tendopoli di San Ferdinando, tragico il bilancio, una donna nigeriana ha perso la vita.
Oggi, il giorno della memoria, la Calabria ricorda una delle pagine più buie della storia mondiale. Si apre l'anno giudiziario in Cassazione. Nel corso della cerimonia di inaugurazione è stata sottolineata la potenza criminale dell''ndrangheta, che si conferma ancora una volta una dinamica e spregiudicata holding economico-finanziaria. Linea Aperta accende i riflettori sulla misteriosa scomparsa da Roccella Ionica di Natalina Papandrea. Tra presunti avvistamenti e ipotesi investigativi, ieri in onda una puntata dedicata alla giovane mamma di cui non si hanno più notizie da circa 2 mesi. Siderno, migliorano le condizioni di salute di Paola Barsano, vittima di un incidente avvenuto sulla statale 106 a Locri, in cui ha perso la vita il compagno Pasquale Sgotto. Al via Roccella Ionica, una 3 giorni dedicata alla festa di Don Bosco, tante le iniziative in programma.